Mister, vorrei sapere da te quanto hai ripensato a questa partita e quanto vorresti rigiocartela con i tuoi titolari. Bene, al di là di tutti i discorsi, ho sentito anche quello che hai detto ieri, insomma, giocatori importanti, però abbiamo perso tante volte con tutti i giocatori importanti, quindi fa parte del gioco. Ho rivisto la partita, abbiamo fatto qualche errore, però credo che poi gli episodi chiave abbiano girato proprio contro, quindi sentivo anche che diceva Matteo Fontana, insomma, ritornava addirittura la partita di Varese che avremmo perso se quando loro hanno preso il palo. Noi ne abbiamo presi due clamorosi e quindi gli episodi a volte condizionano gli aspetti della partita. Abbiamo fatto qualche errore, però rifarei la stessa partita. Giocatori importanti non c'erano, però anche chi ha giocato penso che abbiamo fatto la nostra gara. Ripeto, allora è andato tutto dritto, a noi non tutto. Beh, guardiamo avanti, come sta adesso il Verona? Perché insomma, sapere la condizione generale della squadra credo che sia importante adesso. Ma sai, dopo una sconfitta sicuramente non è mai, gli entusiasmi si creano, crescono attraverso le vittorie, insomma ne abbiamo avute tante. Che era una partita che ci tenevamo, però veniva in una settimana in cui abbiamo giocato anche a Roma con la Lazio, quindi anche le condizioni psicologiche, insomma, anche abbiamo speso anche in quella partita lì. Però bisogna buttare tutto alle spalle e pensare alla prossima, quindi la prossima avremo un'altra rogna, perché comunque è una squadra che ha fatto molto bene, non è più la squadra che abbiamo incontrato all'andata. Abbiamo recuperato giocatori importanti, che sia Gomez che Alfredson e Maietta sono disponibili, quindi niente, noi siamo fiduciosi, indipendentemente come possa andare, è un campionato ancora molto lungo, può succedere di tutto e noi siamo pronti. I tuoi giovani, che hanno fatto molto bene, sono stati magari travolti da questa cosa o no? Hai ragione, sì, ma gliel'ho detto anche ieri e poi glielo dirò. Qualcosa abbiamo pagato, ma ci sta, e torniamo sempre al discorso, diciamo, bisogna anche avere pazienza, ci può stare anche di non magari essere proprio in partita al 100%, insomma, queste fanno parte un po' delle esperienze che uno deve fare sulla propria pelle e sulla pelle in questo momento del Verona, quindi va tutto secondo come devono andare le cose. È chiaro che si vorrebbe sempre giocare bene, non sbagliare mai, però il calcio è fatto anche di altre situazioni. Ti chiedo anche per, così proprio per chiarire, no? Si dice il Verona per andare in Serie A ha bisogno di rinforzi, secondo te è così o no? Cioè, se, no, no, infatti tu non l'hai mai detto, no, lo stiamo dicendo, l'ho detto oggi, Binda sulla Gazzetta, insomma, discorsi da tifosi, no? E allora te lo chiedo. Sì, no, ma i tifosi è giusto, io però devo pensare alla partita, non mi posso permettere di dire niente, di distrarre niente, abbiamo una squadra forte che ha dimostrato di essere forte, poi tutti gli altri discorsi riguardano quello che sarà più avanti. Adesso io non riesco proprio a pensare al mercato, anche se però col presidente insomma è inutile, sì, ma qualche discorso abbiamo fatto. Basta. Anche delle idee? No, ma vabbè, qualche discorso abbiamo fatto perché credo che sia giusto fare, poi bisogna vedere anche le possibilità, quello che si può fare, quello che non si può fare. È sempre tutto lì, ecco, quindi vedremo, insomma, come quello che ho sentito anche insomma da altri organi della società, siamo vigili sul mercato e saremo vigili.